Rieccoci qui a parlare finalmente di questo Pocophone X3. Siamo pronti per questa, non la voglio chiamare recensione perché non è schematica, la solita, permettetemi il termine, pallosa recensione, ma è più che altro una chiacchierata tra amici in cui vi raccontiamo la nostra esperienza d'uso con questo device, interessante per alcune cose, con delle pecche sicuramente su alcuni punti, ma ovviamente non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere, passiamo oltre al packaging. Se ovviamente siete interessati a vedere cosa c'è all'interno della scatola, vi rimando all'unboxing. Non è importante ciò che c'è all'interno della scatola, ma effettivamente è la cosa fondamentale è l'esperienza d'uso che ci ha regalato questo Pocophone X3. Di conseguenza andiamo ad analizzare insieme pregi e difetti di questo prodotto. Il prodotto, come da tradizione Pocophone, non spicca assolutamente per originalità. Infatti il suo design, seppur gradevole, risulta nel complesso poco armonico e abbastanza grossolano. Certo, come vedremo più avanti, Pocophone eccelle sicuramente in altro. Iniziamo col dire che le sue dimensioni pari a 165.3 x 76.8 x 9.4 mm, compreso poi il modulo fotografico sporgente sul retro, accoppiato anche solo 215 grammi di peso, lo rendono decisamente scomodo da utilizzare ad una mano e soprattutto in mobilità. Questo risulta essere un vero svantaggio. Come già visto nel video unboxing, il prodotto è realizzato completamente in policarbonato, perché ormai dire che di plastica fa brutto, vero? Sia sul retro che sul frame laterale, da sottolineare che almeno questa scelta dei materiali ha aiutato a contenerne il peso. La variante in nostro possesso è poi realizzata in una giovane e intrigante cobalt blu, una variante di blu che tramite un trattamento ad hoc assume dei riflessi decisamente molto belli al variare della luce. La costruzione risulta comunque nel complesso ottima e certificata per resistere anche agli spruzzi d'acqua, quindi possiamo dire ben fatto Pocophone. Ora il pomo della discordia, il display. Il display è un ottimo pannello IPS, e sì, ho detto IPS, qui sicuramente apriti cielo, ma come IPS, ma AMOLED è meglio, ma così, ma quel di calma ragazzi. Da ben 6,67 pollici di diagonale in risoluzione Full HD Plus, da refresh rate addirittura a 120 Hz. Il pannello è decisamente uno dei punti di forza del terminale, parliamo di un display decisamente luminoso, dai colori tarati in maniera naturale, ottimi anche i bianchi. Anche in questi ultimi scampoli estivi e sotto al sole diretto, lui si è sempre dimostrato ben visibile. Il sensore per la regolazione automatica della luminosità, invece, come ormai da tradizione Xiaomi, risulta ancora decisamente pigro e poco reattivo. La capsula auricolare viene integrata nella piccola cornice superiore. Parliamo ora dell'uso quotidiano di Pocophone X3. Il dispositivo è mosso dal recentissimo processore Qualcomm Snapdragon 732, assistito da 6 GB di RAM, un Adreno 618 e 64 GB di memoria espandibile. È presente anche una variante 628. Anche in questo caso i punteggi benchmark non dicono tutto, intanto ve li faccio vedere. Ma preferisco parlarvi di come il prodotto si sia comportato durante queste giornate di stress, insomma, di utilizzo. Ebbene, stranamente ogni tanto ho percepito qualche micro lag e micro impuntamento, sia chiaro nulla di che, nel complesso lui è praticamente sempre all'altezza di tutte le operazioni che gli vengono richieste. Però dopo torneremo sull'argomento e vi spiegheremo il motivo dei micro lag. La gestione delle temperature è invece ottimale, anche in fase di uso intenso lui non ha mai scaldato ed è per questo che quella sorta di dissipazione liquida di casa Pocophone funziona benissimo. Buona anche quella nel gaming grazie all'ottima GPU e al display del refresh rate appunto a 120 Hz. Per quanto riguarda gli sblocchi, il prodotto presenta un lettore per impronte digitale posizionato sul lato destro all'interno del tasto accensione e spegnimento, assolutamente preciso e reattivo. Possiamo dire che sblocca quasi 9 volte su 10. Presente anche lo sblocco tramite volto in tecnologia 2D, non estremamente sicuro, ma abbastanza veloce e preciso. Veniamo dunque al comparto fotografico.
Lo smartphone Xiaomi è dotato di ben 4 fotocamere, ma come al solito solo 2 sono quelle realmente valide. Gli altri 2 sensori da 2 megapixel per macro e bokeh. La fotocamera principale è da 64 megapixel con apertura 1.89, affiancata da una grande angolare da 13 megapixel con apertura 2.2. Gli scatti realizzati tramite questi 2 sensori sono assolutamente più di quello che ci saremmo aspettati da un prodotto su questa fascia di prezzo, ma decisamente in linea con quanto ci si aspetta da uno smartphone Xiaomi, anche a questi prezzi. Le immagini sono nitide, con colori abbastanza tarati e un buon HDR. A volte le immagini sembrano forse leggermente troppo cariche nel contrasto, ma è una piccola pecca per un device di questo tipo. Di notte le foto sono accettabili, nulla di più. Presente anche una modalità notturna che ne migliora leggermente la qualità, ma non stravolge comunque il risultato finale, non lo migliora di chissà quanto. La fotocamera frontale è una discreta 20 megapixel che fa il suo dovere quando la luce è buona, anche se le immagini risultano un po' meno definite rispetto ai sensori principali. I video sono in 4K, sia dalla principale che dalla grande angolare, anche se non è possibile passare da una all'altra durante la ripresa. La qualità è molto buona, la stabilizzazione elettronica lavora abbastanza bene. Solo i colori anche qui a volte appaiono leggermente troppo contrastati. La batteria è ottima, sontuosa, da ben 5160 mAh, con ricarica da ben 33 W. Arriverete praticamente sempre a sera, anche in condizioni di uso stress, e con i 120 Hz attivi. Utilizzando il classico refresh rate a 60 Hz, invece, si potranno tranquillamente fare le 2 giornate di utilizzo, che sono appunto ampiamente alla portata. Durante le giornate più intense noi abbiamo superato le 8 ore di display attivo, anche tutto in 4G, 3G senza utilizzo di wifi. A presente in ogni caso comunque appunto la ricarica rapida a 33 W, quindi basterà poco più di 90 minuti per caricare completamente il terminale, assente ovviamente la ricarica wireless, ma come detto se in 20 minuti vado da 0 a 25% non ne sento minimamente il bisogno. Sul lato ricezione, Pocophone, essendo un device che si va a collocare nella fascia medio-bassa del mercato, ovviamente non supporta la nuova tecnologia 5G. Per quanto riguarda appunto però la ricezione, noi non abbiamo avuto alcun problema, sia in interno che in esterno. I nostri test sono stati effettuati con Iliad, quindi promosso a pieni voti. Visita il sito web iliad.it. Per informazioni sulle nostre offerte o per conoscere le modalità di ricarica. L'audio in chiamata è ottimo, pulito, raggiunge un buon volume, superata a pieni voti anche l'esame del GPS, ricezione fixa dei satelliti, veloce e stabile. Degno di nota anche il comparto audio. Pocophone X3, nonostante la sua fascia di prezzo, implementa un audio di tipo stereo e riesce a restituire sempre un audio del volume decisamente alto e della qualità buona. Presente l'ingresso mini jack per le cuffie. Come da tradizione Pocophone, a muovere tutto troviamo ovviamente una rivisitazione della MIUI in versione 12. Attualmente appunto il prodotto arriverà con MIUI 12.0.2.0 Global, stabile su base Android 10 e patch di sicurezza di agosto. Va segnalata per una piccola criticità. Il prodotto vi arriverà con una miriade di applicazioni e giochi preinstallati e con delle fastidiose pubblicità che ogni tanto salteranno fuori. Da qui quindi i piccoli lag di cui si segnalava prima la presenza. Però ovviamente, fortunatamente, la quasi totalità di questi possono essere disinstallati molto facilmente. Presente anche una dark mode, anche se su IPS la resa non è la medesima che su AMOLED. Molto ben implementato, come sempre, il sistema delle gesture di navigazione, intuitive e precise. Ma veniamo ora alle conclusioni. Giunti alle conclusioni, lo diciamo immediatamente. Pocophone X3 è il must buy della categoria, ma ovviamente neanche lui è perfetto. Ricordiamoci che la promo lancio lo portava su Amazon ad un prezzo di circa 199 euro e che annovera tra i suoi reali punti di forza l'ottimo display, la favolosa autonomia sempre riportata al prezzo, la buona fotocamera e sicuramente un buon processore. Degne di nota le chicche come l'audio stereo, nonostante appunto la fascia di prezzo ridotta, la tecnologia NFC utile per i pagamenti. Gli aspetti non ottimali ovviamente sono l'ergonomia, forse la troppa sporgenza della fotocamera, il peso un po' eccessivo e il design sì, lo rende figo ma non convince più di tanto.
Ed anche per la recensione di questo Pocophone X3 è tutto. Io come al solito vi ricordo che tutti i nostri link ai canali Telegram sono qui sotto in descrizione. Per qualsiasi dubbio, per qualsiasi cosa, lasciatemi pure un commento qui sotto e sarò come al solito lieta di potervi aiutare. Ovviamente noi ci vediamo al prossimo video e vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un like di supporto a questo video. Ci vediamo presto!